C'è un sentimento di rivincita nella presentazione di questa candidatura per la sessione del 2019? No, sinceramente no, perché non è il mio carattere, spero che non sia anche il mio stile, l'abbiamo cercato di raccontare. Era normale che ci guardassimo intorno e capire come era possibile capitalizzare il grande lavoro che si era fatto in quei due anni, diciamo, di campagna in giro per il mondo per sostenere una candidatura. I membri del CIO li conosciamo, la credibilità del paese sportivamente parlando mi sento di dire che è fortissima, e quindi tutto questo ha molto senso. Poi da cosa nasce cosa? Mai si era sentito forse un romano tessere tante lodi di Milano come hai fatto tu oggi? Io Milano la conosco benissimo, ci vengo da 25 anni tutte le settimane, ho una casa a Milano, ho una figlia che vive a Milano, insomma io credo che oggi insomma, il concetto romano milanese è un concetto molto superato, siamo diciamo, un'enorme comunità che pendolare, poi chi prende il treno, chi prende l'aereo, però questo è un dato di fatto. Milano candidata al CIO del 2019. Sì, un evento importante, è il 132esimo, mai a Milano, quindi direi che cade nel momento giusto. Oltretutto lo sport a Milano e Lombardia ha un ruolo veramente fondamentale e non ultimo anche in ottica utilitaristica diventa un momento importante per promuovere la città e diventa un momento operativo vero. 10.000 notti d'albergo per chi se la giudica, quindi sono molto interessato. Lei ha detto ottimista, lei è anche ottimista in questo senso? Ottimista sul 2019 sembrerebbe di sì, ovviamente adesso a stasera si chiudono le candidature, ci dicono che abbiamo buone chance, al momento è quello che ci basta. Presidente, allora, dopo il no di Roma, Milano si offre per ospitare la sessione del CIO e potrebbe essere magari un test in vista della prossima candidatura? Beh, intanto ospitiamo il CIO, candidiamo a Milano a ospitare il CIO ed è una cosa importante. E poi io sono convinto che se le Olimpiadi 2024 verranno segnate a una città non europea sia giusto candidare Milano e la Lombardia per il 2028.